cercato di organizzarlo con un po' più di anticipo quest'anno, anche per dare la possibilità nel promuovere il periodo, la manifestazione, di farlo in maniera organizzata con i nostri operatori turistici, con i nostri imprenditori, perché possano a loro volta organizzarsi con dei pacchetti da proporre alla clientela. Dobbiamo dire che con l'esperienza degli anni, e siamo ormai alla 11ª edizione quest'anno dell'Alba dei Popoli, abbiamo potuto verificare che tutto sommato una buona risposta anche dal punto di vista delle presenze turistiche provenienti da regioni anche lontane e, perché no, anche qualche turista proveniente dall'estero c'è stata. Chiamare amici a visitare la città anche nei periodi di bassa stagione, quando Otranto tutto sommato credo rappresenti anche lati se non migliori, aspetti se non migliori appunto delle sue peculiarità, aspetti certamente comunque interessanti. Per cui abbiamo potuto approntare questo programma grazie ovviamente anche ai fondi pubblici che ci provengono da altri enti, la regione in testa quest'anno sia con l'assessorato alla cultura, quindi l'assessore Godelli sempre molto attenta al nostro territorio, alla nostra città, ma anche una bellissima iniziativa che ovviamente arricchirà la proposta dell'Alba dei Popoli 2009, una bella iniziativa che facciamo con l'assessorato all'agricoltura, sempre della Regione Puglia, una manifestazione in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura della Regione Puglia e che è appunto una rassegna enogastronomica e comunque di promozione dei prodotti della nostra agricoltura. Sarà accolto nei giorni dal 29 al 2 presso il Castello Aragonese, quindi si svolgerà nelle sale del Castello Aragonese e che vedrà alternarsi momenti dimostrativi, momenti espositivi appunto dei prodotti della nostra enogastronomia, a momenti di convegno, di dibattiti, di approfondimento. Semplicemente il primo concerto lo avremo il 29 nella serata inaugurale e l'altro concerto con Pino Ingrosso il 36. Ovviamente anche alcune risorse provenienti dall'assessorato al turismo, soprattutto mirate alla ospitalità. Grazie a queste risorse siamo riusciti appunto a mettere in piedi questo bel programma, un programma ricco che quest'anno parte intorno al 20 con un primo concerto gospel in cattedrale, per arrivare a quella che è la serata clou della nostra Alba dei Popoli, e cioè la notte del Capodanno, che inizia con un preserata di DJ set con altri gruppi musicali minori e con il concerto clou che è appunto Giuliano Palma, quest'anno è la sua band. A seguire, comunque, per attendere l'alba, perché poi quella è ormai, quello è il mito ormai che si è creato del Capodanno ad Otranto, questa prima alba dell'Italia che viviamo qui ad Otranto, punto più ad est d'Italia. Per attendere l'alba, comunque, continueremo sempre con musica, no? Fino al mattino. Dopo questo bel concerto e questa bella serata del 31, invece, il giorno di Capodanno, quindi l'1 a sera, sempre nella stessa piazza sul lungomare degli Eroi, avremo anche lì delle band locali. Il 2 a notte, altro appuntamento sempre in piazza, perché ovviamente approfittiamo di questa struttura, di questo palco che verrà utilizzato dal 31 sino al 2, e avremo la possibilità di ospitare quest'anno un bellissimo concerto di Goran Bregovic. Questo ovviamente chiude le tre serate musicali in piazza. Dopodiché seguirà un altro concerto in cattedrale, sempre di musica gospel, il 3 gennaio. E per finire la nostra Alba dei Popoli, che chiude solitamente con la Befana, una bella festa in piazza pomeridiana, con una festa appunto per i più piccoli, la festa della Befana.